Buonasera a tutti, sono la dottoressa Lucrezia Aurora Di Paola e questa sera faremo un cenno alle patologie dermatologiche del cane e del gatto, o meglio alla sintomatologia che può verificarsi in corso di diverse patologie del cane e del gatto. Quando innanzitutto guardiamo il nostro animale e vediamo ad esempio, notiamo ad esempio una perdita di pelo in determinate zone del corpo, possiamo quindi innanzitutto pensare quindi a diverse patologie, che possono essere patologie endocrine oppure patologie ad esempio parassitarie, ma non solo, anche lo stress nei nostri animali determina ad esempio la perdita di pelo. Per cui quando notiamo appunto una lesione di questo tipo non dobbiamo mai allarmarci, ma sicuramente quindi correre dal veterinario, il quale poi attraverso quindi, diversi strumenti diagnostici, quindi anche un proprio ragionamento, potrà quindi arrivare alla diagnosi e quindi formulare una corretta terapia. Molto spesso la perdita del pelo, al di là quindi di quella fisiologica che avviene nel cambio di stagione, può verificarsi innanzitutto in momenti di stress, un cambio casa, l'arrivo di una nuova persona in casa, che può essere anche un figlio, quindi un bambino, l'arrivo di un altro animale domestico in casa o semplicemente cambiare ambiente possono essere visti quindi come stress da parte del nostro pet, che quindi reagisce in modo quindi possono reagire quindi in modo diverso l'uno dall'altro e quindi una manifestazione di questo stress anche a distanza di qualche mese può essere proprio la perdita di pelo, che può essere localizzata in alcune zone, ad esempio nel gatto, nella parte ventrale, nella regione inguinale, o nel cane, quindi anche nella regione inguinale, ad esempio sul dorso. Quando invece notiamo una perdita di pelo sempre localizzata, ma di forma circolare, possiamo ad esempio pensare alla presenza di parassiti, come ad esempio funghi o lieviti, oppure acari, responsabili quindi di diversi tipi di rogna. Anche se parliamo di rogne, è bene ricordare che non tutte le rogne sono trasmissibili dal cane all'uomo, per cui non c'è bisogno quindi di allarmarsi, ma semplicemente quindi di far osservare la lesione al medico veterinario, il quale saprà fare una diagnosi eventualmente di rogna corretta. Quando invece le lesioni quindi sono pruriginose, è bene quindi intervenire immediatamente applicando al cane ad esempio il collare di Elisabetta, se lo avete a casa, prima di andare ovviamente dal veterinario, in quanto più tempo passa il nostro pet a grattarsi o a leccarsi, più la lesione quindi può essere complicata e quindi le terapie un po' più difficili. Ciò che ci deve però rassicurare è quindi il fatto che il veterinario è sicuramente in grado di intervenire prontamente con diverse terapie farmacologiche che in corso di prurito possono ad esempio spegnere il prurito e quindi determinare un miglioramento della lesione aggredibile poi con altri tipi di farmaci. Oppure in corso di stress spesso diciamo, la perdita di pelo è autolimitante e quindi dopo un breve periodo di tempo quindi può verificarsi quindi, il termine di questo fenomeno e quindi la ricrescita nuovamente del pelo. In ogni caso è sempre bene recarsi al veterinario e non applicare alcun tipo di prodotto non consigliato dal medico veterinario, in quanto può peggiorare lo stato della lesione. Per cui niente rimedi della nonna, niente rimedi quindi letti o visti su internet, perché quindi possono peggiorare il quadro. Nel cane e nel gatto le patologie quindi possono essere differenti. Nel gatto molto spesso, quindi oltre allo stress, se parliamo di lesioni dermatologiche di natura parassitaria, molto spesso sono i funghi che danno problemi. E quindi questi agenti patogeni possono essere trasmessi per contatto diretto dal gatto all'uomo, per cui nel momento in cui si verifica una perdita di pelo, prima di correre al veterinario, è sempre bene lavarsi le mani dopo aver accarezzato il gatto ed evitare che magari bambini o persone immunodepresse che vivono a contatto con il gatto siano quindi contagiate, per cui lavarsi bene frequentemente le mani. Per quanto riguarda il cane, invece, le lesioni dermatologiche sono spesso, quindi, oltre che magari di natura parassitaria, molto spesso allergiche. Quindi, molti cani che magari hanno cambiato da poco alimento o hanno mangiato qualcosa di diverso rispetto alla solita razione possono manifestare
delle lesioni, quindi dermatologiche con perdita di pelo in corso di allergie o intolleranze alimentari o ambientali, anche gli agenti ambientali, come ad esempio la fioritura di alcune piante, la presenza quindi nell'aria di determinati pollini, può quindi causare nel cane questo tipo di sintomatologia. Per cui, concludendo, il tipo di sintomo che noi osserviamo, cioè perdita del pelo, può essere riconducibile a differenti cause, per questo è necessario che il medico veterinario osservi la lesione così com'è e quindi possa formulare una corretta diagnosi e una corretta terapia. Grazie a tutti e buonasera.